Buongiorno a tutti, Svegli Telesandria. Oggi è il 30 ottobre 2019. Siamo qui in Piazza della Libertà, professore. Siamo, in Alessandria. Siamo qui casualmente, stavamo percorrendo via San Giacomo della Vittoria e ci ha colpito tutta una serie di negozi e vetrine che ospitavano esercizi commerciali, banche e altre diciamo, attività che sono chiuse. Il senso di angoscia e di depressione ci ha colpito, anche perché è una strada che è stata, una via che è stata da poco rimessa in sesto e quindi poteva anche prestarsi a questa, diciamo, futura e auspicabile zona a traffico limitato. Oltretutto il comune tra qualche anno avrà una facciata ripristinata e quindi anche gradevole, si spera. Ma andiamo, qui cominciamo da questa ex banca che ha quattro vetrine, quattro aree. Questo grosso bar, questo esercizio, yogurteria, dolci, e che era stato aperto con molta eleganza e con molta enfasi qualche anno fa, Dolci Capricci, era anche bello, un bel bar. Pare sia completamente chiuso anche qua. Chiuso, completamente chiuso, e qui occupa letteralmente 5-6 spazi, 5-6 luci, ecco qua, ma anche qua, vedete? Qui adesso si affaccia la Galleria Guerci, vabbè, veniamo alla chiusura storica del cinema. Del cinema Galleria, ma se andiamo avanti vediamo anche altre chiusure. Certo. E inaspettate, perché qua ad esempio c'era, era il cinema qua. Qui c'è una galleria, qui non so, ma probabilmente è chiuso anche è chiuso locale. Questo bar, questo locale, sì. Poi, anche questo bel locale che si presentava elegante. Questo, insomma, c'è, professore, una moria di attività commerciali in questa città. Guardiamo anche questo, una moria di attività chiuso. Commerciali, possiamo imputarne la causa a tutti questi centri commerciali che stanno certamente crescendo come i funghi in città, questo, in periferia. Sì, anche quello indubbiamente. C'è una serie, c'è una concausa, anche lì c'è un altro locale chiuso lì in fondo. Ritorniamo. C'è una concausa che sono sicuramente questa sfioritura incontrollata e forse eccessiva, non forse, sicuramente eccessiva, di apertura di centri commerciali e di ipermercati e gallerie anneste. E anche una sorta di, ormai a livello nazionale, una crisi. L'Italia è in forte depressione, non cresce dal punto di vista, diciamo, industriale, come prodotto interno lordo. Abbiamo un bilancio che è continuamente inibito da una serie di lacci e lacciuoli che ci impongono dall'esterno, non si capisce per quale motivo, oppure si capisce che si vuole lasciare la nostra nazione in depressione in modo che non faccia concorrenza a qualche altro. Anche questo è chiuso, guardate questi vuoti. Anche persino la farmacia.
anche la farmacia, c'è cioè un cartello vendesi. Fino a qualche decennio fa la farmacia era come una miniera d'oro, certo. Anche qua, chiuso anche qui. Questa via, in via Piacenza, guardate, fino là in fondo, tutto chiuso anche qui. Tutto chiuso. Cioè, cosa abbiamo fatto? Pochissimi metri, professore. Pochissimi metri, quanti esercizi chiusi abbiamo già? Una quindicina. È un brutto campanello d'allarme questo. Una quindicina, se poi sommiamo anche strutture che hanno cercato di rilanciare il commercio, come ad esempio il rifacimento dell'ex mercato coperto, dell'ex mercato coperto che praticamente non è mai decollato, allora a questo punto solo in quest'area centrale, questa è una parallela a Corso Roma, noi abbiamo proprio una depressione del commercio che si tocca con le dita. Proseguiamo ancora qualche minuto. Facciamo ancora qualche metro, vedere qualche... Ecco, lì per esempio... Un altro affittasi. Un'altra parte della strada. Ancora affittasi, i negozi che si affittano. È molto preoccupante questo dato qua. Certamente passeggiare in una situazione attraversante. Anche qua affittasi. In una situazione di anche dall'altra parte affittasi. Qui la stessa cosa. Affittasi. Probabilmente c'è anche un discorso, professore, legato ai prezzi di affitto di questi locali. Una sì, persona sì, per c'è anche questo. Affittasi. Abbiamo accennato almeno due cause, che sono una locale con il proliferare nella zona di questi, un'altra nazionale, quindi la depressione economica, l'Italia che non cresce, ma anche quello che hai detto tu, localmente sì. Forse i proprietari dei locali insistono con degli affitti che ormai devono essere ridimensionati. E comunque vorrei sottolineare, professore, la pavimentazione è nuova, quindi sì, bella, un applauso all'amministrazione comunale, e anche se ci giriamo tutti questi bei vasi verde sì. Si presterebbe sì. Per sì. Eventuali esercizi commerciali, no? Sì, anche cioè, per un passeggio. Un passeggio per fare shopping per le persone. Sì. Certamente, a questo punto un'altra là in fondo che ci vede la grata, ma noi finiamo lì e via, ci dai. Fermiamo. Andiamo ancora lì a concludere il servizio. E ci fermiamo perché se no ci sale una depressione che poi è difficile togliercela. Esatto. Ecco qua. Meglio interessante. Beh, ci conoscono già. Ecco, a questo punto. Ormai ce ne siamo riconoscibili, professore. Non so se è chiuso o... Non lo so. A me pare che sia chiuso. Ma ne abbiamo altri di qui, saracinesche abbassate, guardi di qui, professore, qua. Certo. Saracinesche abbassate di qui. Saracinesche di là. Saracinesche dall'altra parte. Questo è via San Giacomo della Vittoria in Alessandria. Ecco, a questo punto, adesso a breve faremo vedere anche le sorti dell'ex mercato coperto, dove anche lì la situazione non è partita, non è decollata, non è stata lanciata, nonostante le buone intenzioni e anche la spinta che allora ci fu, e evidentemente la crisi già cominciava ad attanagliare Alessandria e i propri commercianti e l'intera nazione. Va bene. Vi salutiamo in questo luogo di depressione, abbiamo però il nostro clima che ci sorregge, un clima che solo i padani possono apprezzare, la nebbia e la scarnebbia. Arrivederci. Salve.